Buongiorno, bentrovati al Salotto Acquatico 2014 di Swim Biz. Siamo capitati a Ostia in un giorno un po'... Che un giorno che porta bene. Venerdì 17, se lo dici tu. Io intanto, per non saper leggere né nuotare, tocco il... e ti consiglio una toccatina perché insomma porta bene. Non abbiamo il focolare alle spalle, come a casa Morini, perché ti abbiamo visto tempo fa dall'amico Meccarozzi, insomma, alle prese con un Natale. Ora il Natale è passato. Beh, il Natale è passato, ora abbiamo riniziato a lavorare per agosto. E noi ti abbiamo portato le piante, le tue amate piante. Qua nella gioiosa atmosfera di Ostia ci sono anche le piante. Certo. Che danno serenità, aiutano a star bene, no? Il verde. Beh, effettivamente a Ostia, come sempre detto, stiamo benissimo. Beh, in tutti i sensi. Sono contento perché questo è un centro, no, di alto tutto. Si mangia anche bene. È un centro importante dove i ragazzi possono stare tranquillamente tranquilli a pensare solo all'obiettivo del nuoto. Mauro, tu che pensi quest'anno? Perché anno nuovo, vita nuova, nuotata nuova, insomma. Poi ho visto che è aumentato addirittura, poi peraltro, la quantità di elementi femminili anche di livello, perché Martina Caramignoli oggi stava, come dire, sotto cronometro tuo. Beh sì, sono in questo momento si stanno allenando due ragazze in più, ora vediamo cosa succederà, cioè Martina Caramignoli e Diletta Carli. Bel gruppo, si stanno allenando molto bene, sono abbastanza soddisfatto. È chiaro che la strada è molto lunga. Senti, dall'altra parte del mondo, un signore con qualche stelletta, poi peraltro da colonnello del nuoto, anzi forse generale, come Greg Troy, magnifica un italiano che è Andrea Michel D'Arrigo, fa addirittura le conferenze stampa dicendo che in futuro insomma sarà molto roseo. Tu come invece, dalla parte di qua, dovessi fare una conferenza stampa adesso qui, cosa diresti dei tuoi o del nostro nuoto in generale? Beh, il nostro nuoto è un nuoto in questo momento molto vivace. È chiaro che c'è un bel gruppo di senatori e un bel gruppo di giovani rampanti. Infatti questa settimana la federazione con il commissario tecnico Cesare Butini ha convocato dei bei numeri di atleti per fare dei test di verifica, ed è secondo me la strada giusta che ci porterà a breve a trovare degli ottimi elementi. Senti, Berlino quest'anno sarà una tappa di passaggio, però è importante, bisogna fare risultati. Senti, io sono dell'opinione che le tappe di passaggio esistono, però se ci presentiamo ai blocchi di partenza non andiamo mai per perdere, andiamo sempre per far bene e cercheremo di portare via qualche buona medaglia. Senti, Livorno, che aria tira? Beh, oggi penso che ci sia un buon vento, si chiama un libeccio e... No, parlavo anche calcisticamente parlando, visto che... Calcisticamente parlando sono la persona meno indicata, perché il calcio... Prima c'ho due realtà che non stanno andando molto bene, una è l'Inter, l'altra è la squadra della mia città, che è Livorno. Se vuoi toccare un po' lì, magari porta bene, vedo che insomma, no? Ci vediamo presto, poi tu partirai per la montagna, abbandoni il caldo di Ostia, oggi ci sono 16 gradi ad Ostia, quindi voglio dire, che se ne dica a Verona, qui veramente stiamo bene. Beh, stiamo bene. Sverniamo. Io sono stato 10 anni a Verona e siamo stati molto bene anche lì. Salutiamo gli amici di Verona, che ovviamente, certo, insomma, no, perché ieri ho scritto questa cosa, sei d'accordo che c'è una corsia che un po' separa gli amanti di Verona e gli amanti del bel canto, nel senso che Verona è una bellissima città, certo, di Giulio Torneo, di Federica Pellegrini, e Ostia però è una città che insomma, cittadina. Beh, Ostia è Roma. Ostia è Roma, giustamente, quindi insomma, capo mondi natatoria soprattutto. No, noi siamo dei piccoli apprendisti. Stregoni, no, quello no. Non si può dire, no, si fanno le battute, dicevo vai in altura. Andiamo in altura dal 2 di febbraio fino al 22 di febbraio, andiamo in Spagna, Sierra Nevada,
una location ottima per svolgere gli allenamenti con i nostri gruppi. Quest'anno siamo abbinati mezzofondisti e velocisti, il gruppo con Claudio Rossetto, che staremo in compagnia per 3 settimane. E non dividerete la stessa stanza, immagino? No, perché non c'entriamo. Soprattutto per la sua presenza. Grazie, grazie. Buongiorno. E buongiorno e alla prossima con Swim Beats. Ciao. Ciao.